sopra un camion. Poteva andarti peggio, ma ti ripeterai in fretta. Potevo morire. Non come accanto. Devi solo riposare un po'. Guarirei presto. Dov'è mia mamma? Adesso arriva, è andata a parlare col dottor Colombo. Non ho ancora detto niente a Martino. Glielo direi dopo l'intervento. Pensa a stare bene adesso. Eccoli. Ciao, Paolo. Il dottore mi ha detto tutto. Tranquillo, non devi preoccuparti di niente. Può scendere con lui se vuole, mettersi in sala d'attesa. Io ti ci vediamo tra poco, campione. Valeria è stata accoltellata stanotte. Come accoltellata? Sì, si è messa in mezzo ad ubriaca a criticarlo per strada e a un certo punto è saltato fuori un coltello. E ho dovuto ricucire l'arteria femorale. E come sta? Meglio, si è appena risvegliata. La vado a trovare più tardi. Sì, brava, grazie. Io sono in sala operatoria tutta la mattina. Serena, tutto bene? Sono arrivati i risultati degli analisi e io e mio marito siamo idonei a donare il fegato a me. E Sofia? Lei va. So che non ha ancora firmato il permesso per il trapianto. In realtà stavamo aspettando una risposta dal centro trapianti, magari riusciamo a trovare un altro donatore. Venga, le faccio vedere una cosa. Lo vede quel bambino? Si chiama Fabio. Ha più o meno l'età di Camilla. Da un anno è in attesa di un cuore nuovo. La mamma ha lasciato tutto per stare con loro. La sua città, gli amici, il lavoro. Non lascia mai il telefono, perché ogni minuto, ogni secondo potrebbe arrivare la telefonata che serve la sua figlia. Lei ha una fortuna che quella mamma non ha. Non la butti via. Io non ci riesco. Yes.